Salve a tutti, di nuovo ISFA for you. Durante, diciamo, siamo ancora un po' durante qualche residuo delle ferie. E oggi volevamo passare una decina di minuti con Marco Calonzi. Marco Calonzi è un nostro socio dell'ISFA, è un consulente sia per privati che per varie procure della Repubblica. Specializzato non soltanto in digital forensics, ma lui segue molto tutto quello che ruota intorno alla violenza e quindi molte lavorazioni per quanto riguarda violenze private, non so, violenze, diciamo, fatti anche di cronaca di un certo tipo. Con lui cercheremo di capire meglio quello che può essere l'analisi di un telefonino, ma in particolar modo parleremo di WhatsApp. E quindi, diciamo, una delle chat più utilizzate da tutti noi. Cercheremo anche un po' di sfatare alcuni miti, cercando di essere abbastanza semplici. Grazie, Marco. Grazie a voi, eccoci, quindi possiamo già parlare, ecco, di quello di cui mi occupo, quindi delle analisi dei cellulari, dei dispositivi comunque informatici appunto della magistratura. Ad oggi ognuno di noi possiede un cellulare, un computer, quindi i dati immagazzinati sono tra i più svariati. Sicuramente il sistema di comunicazione principale, quello più usato, siamo 9 miliardi di utenti secondo WhatsApp, la società di WhatsApp a utilizzarlo, è appunto questo sistema di messaggistica WhatsApp, un prodotto americano inventato nel 2009, creato da due ex dipendenti di Yahoo, e attualmente detiene il maggior numero di messaggi scambiati giornalmente dai vari utenti. Marco, ti volevo Ovviamente, subito sì. fare una domanda che è la curiosità di molte persone che tra l'altro mi incrociano in giro e mi chiedono: ma WhatsApp ha tra l'altro recentemente introdotto, facendo anche delle messaggistiche a noi, che c'è una cifratura end-to-end che è aumentata la sicurezza. E quindi, secondo qualcuno, diventa più difficile, se non impossibile, fare un'analisi laddove ci fosse, diciamo, necessità di indagini. Quali sono le potenzialità? Se ti do un telefonino, è vero quindi che tutta questa cifratura ci impedisce di fare delle attività di indagini? Allora, il funzionamento della cifratura end-to-end, quindi da utente a utente finale, quindi la cifratura avviene durante il percorso, quindi il messaggio che transita è cifrato, mentre avviene il decrittaggio dello stesso messaggio sul dispositivo di entrambi gli utenti che posseggono quindi la chiave di cifratura. Quindi il messaggio per l'utente è in chiaro, quindi lo troveremo sul dispositivo disponibile in chiaro, perché il dispositivo di entrambi gli utenti che effettuano la conversazione possiede già un database immagazzinata la chiave di criptaggio. Quindi il dato non può essere intercettato, ovvero può essere intercettato, ma avremo un dato criptato che non può essere letto. Quindi il sistema di criptaggio funziona sulla comunicazione. Quindi il dato che transita non è possibile essere interpretato, mentre le chiavi di criptaggio, quindi per poterlo decrittare e leggere, appartengono ai dispositivi che stanno effettuando in quel momento la conversazione. Quindi sul dispositivo noi possiamo trovare la chiave di criptaggio e procedere anche così con un'analisi forense. Ma se Ci io sono. cancello le chat, Sì. anche queste si recuperano? Allora, il sistema di conversazione avviene tramite database. Il dato cancellato viene cancellato alla vista dell'utente, permane e può essere recuperato con varie tecniche, non troppo difficili comunque, anche all'interno dei database stessi che sono criptati, che coinvolgono comunque il sistema di comunicazione di WhatsApp. Quindi diciamo che è una procedura fattibile. Il dato non viene perso definitivamente dopo la cancellazione, permane ed è possibile recuperarlo anche dopo molto tempo, perché appunto viene collocato in un settore particolare del database. Certo, ma quanto è importante nella tua esperienza l'analisi anche del cellulare della vittima o di vari soggetti? Cioè, se ti trovi in un contesto, si è parlato molto di blue wall recentemente, comunque di contesti anche di bullismo, per esempio.
Nella tua esperienza, quanto è importante far incrociare tutti questi dati, anche quelli delle vittime? Sì, questa cosa è molto importante perché non basta, diciamo, a mio avviso, non basta il sequestro e quindi il riscontro soltanto sul cellulare di una delle parti coinvolte. Serve il riscontro su entrambe le parti. È capitato in passato in alcune indagini di aver trovato dei messaggi addirittura discordanti tra la vittima e il carnefice, questo perché tramite alcuni sistemi che sono possibili, era stato sostituito il contenuto del testo dello stesso messaggio, perché noi stiamo parlando di un database. Esportando questo database e poi ricaricandolo sullo stesso dispositivo è possibile anche alterarlo, quindi c'è tutto un lavoro anche di probatorio circa la genuinità del dato estrapolato, quindi l'analisi su entrambi i telefonini per verificare sia il transito, sia appunto la chiave di criptaggio, perché abbiamo parlato di una chiave che deve essere presente su entrambi i dispositivi che effettuano la comunicazione, e quindi tramite questo sistema possiamo verificare che la comunicazione sia realmente intercorsa e che sia genuina, ecco. Quindi sicuramente l'analisi di entrambi i dispositivi può portare a un risultato più completo, più utile ai fini probatori, questo sicuramente. Ottimo, e quindi questa attività di cui tu hai parlato, tra l'altro si chiama antiforensics nel nostro Sì, settore, cioè la falsificazione di dati, perché noi poi tante volte ci fidiamo di messaggi, alla fine sono messaggi di testo, come tutte le cose, anche dentro un computer possiamo falsificare, ecco perché poi diventa importante evitare le semplici stampe, fare delle analisi un pochettino più approfondite. Ma quali sono le informazioni che si riescono, a parte il testo, ci sono altre informazioni che diciamo vengono raccolte all'interno di WhatsApp che possono essere utili? Se una persona ha letto un messaggio, per esempio, se l'ha inoltrato, se non l'ha letto, queste informazioni tu riesci a recuperarle? Sì, si riesce a recuperare ovviamente lo status del messaggio da inviato, consegnato e poi c'è la spunta, quella che è stata aggiunta abbastanza di recente proprio dal servizio WhatsApp, quella dell'avvenuta lettura, quindi dell'avvenuta apertura del contesto della chat in cui è presente il messaggio che appunto verrà letto. Quindi questo dato è contenuto nel messaggio stesso, quindi avremo uno status di inviato ai server di WhatsApp, di ricevuto dal destinatario e poi all'apertura del thread di messaggi ci sarà anche la fase del letto. Transita tutto ciò insieme ovviamente al dato di data e orario, che è quello che interessa per poter far coincidere le comunicazioni sia da parte del mittente che da parte del destinatario. Questo è molto importante che venga ulteriormente analizzato sempre insieme al contesto del contenuto del messaggio che va, come abbiamo già detto, sicuramente verificato nella sua integrità. Ma ci sono delle differenze tra i vari sistemi che ospitano WhatsApp, cioè tra l'iPhone, i Samsung, quindi la parte Android, ci sono differenze o l'analisi più o meno la stessa? L'analisi, sostanzialmente l'analisi è la stessa. Diciamo che WhatsApp funziona allo stesso modo su tutti i dispositivi. Sui dispositivi Android, ovviamente, abbiamo la maggiore facilità laddove il dispositivo sia rootato, quindi possiamo avere accesso a tutte le directory. Quindi possediamo noi, veniamo in possesso dei diritti di amministratore del dispositivo, quindi è più facile poter accedere alle varie directory del sistema per poter andare a guardare anche altri dati di amministrazione del dispositivo stesso. Ugualmente, il dispositivo, sappiamo che sul dispositivo di iPhone può essere anche lui, tutto quanto il sistema potrebbe essere criptato, quindi il suo contenuto, e lì serve un ulteriore dato, cioè la chiave per decrittare anche il contenuto del sistema stesso, altrimenti non riusciremo proprio ad entrare e a poter leggere il database dei dati delle varie Giustamente. applicazioni. Questo. Abbiamo gli Ovviamente ultimi 30 secondi, è. Sì. Marco. Hai un consiglio, qualcosa, una chicca, qualcosa che ti è capitato e che al limite a qualcuno della nostra famiglia professionale può avere, diciamo, può essere utile?
Sì, allora, a me è capitato come una cosa particolare di dover, mi è stato chiesto una volta di poter estrarre addirittura la cronologia degli status di WhatsApp, cioè non la messaggistica, ma quella frase, quel motto che viene inserito accanto al nome quando si crea l'utenza, si può cambiare di volta in volta inserendo un semplice testo. Anche qui è stato trovato nei tanti database di WhatsApp, è facile individuarlo. È stato trovato un database che può essere aperto con un lettore esadecimale e contiene l'intera cronologia degli status memorizzati da WhatsApp. Quindi anche qui un dato estraibile, un dato verificabile con un codice di hash, quindi si può estrarre in maniera forense e portare, ecco, alla luce ed essere analizzato questo sicuramente. Beh, questa è una bella curiosità. Grazie Marco, sono passati 10 minuti, poi si corre quando l'argomento è interessante. E Sì, ci sarebbero grazie tante del. cose da dire su WhatsApp, poi vedremo. Possiamo fare qualche altra puntata, sicuramente fra qualche altro ISFA4U facciamo qualcosa, al limite facciamo anche vedere qualcosina. Grazie Marco e buon ascolto di questi ed altri video ISFA, ISFA.net o ISFA.it per il nostro sito, per farvi soci e per entrare nella nostra community. Grazie a Marco, grazie a tutti.